con un ospite. Le ha dette anche molte altre, anche se si aspettava forse un pubblico diverso, magari più numeroso, c'erano 2.000 persone, ma sono appunto 4.000 i lavoratori anche dell'indotto che lavorano per la Lucchini e che rischiano il lavoro. È stato un intervento, quello di Grillo, molto duro, soprattutto nei confronti del Partito Democratico. Dico sì, anche di Berlusconi che ha detto sta proteggendo le sue aziende, ma quelli che per 20 anni hanno fatto opposizione vanno processati dalla storia. Abbiamo qui con noi il vicepresidente della Commissione Giustizia della Camera, Alfonso Bonafede, ecco perché, e molti giornalisti anche l'hanno sottolineato sulla stampa questa mattina, come mai adesso il vostro obiettivo principale è il Partito Democratico? Il nostro obiettivo principale è tutto il sistema politico che ha portato l'Italia alle macerie in cui adesso si trova e in questo il Partito Democratico ha le stesse responsabilità, forse qualche responsabilità in più rispetto al centrodestra. Qui siamo di fronte alla Lucchini che è in crisi, la crisi della Lucchini, parliamo come diceva lei di circa 4.000 lavoratori a rischio di perdere il lavoro, è la crisi che avviene in una terra governata da decenni dal centrosinistra. Quindi è chiarissimo che se noi veniamo qui una contestazione rispetto a quello che non è stato fatto dal centro-sinistra, ma la crisi economica è trasversale in tutta Italia, per cui domani potremmo ritrovarci in un'altra regione governata dal centro-destra e purtroppo trovarci a parlare comunque di crisi di lavoro e lavoratori che sono crisi sempre più importanti, sempre più gravi. È una classe politica che non ha avuto una prospettiva economica, che non ha fatto esattamente nulla. Altra, diciamo, personaggio nel mirino, il Presidente della Repubblica. Ieri su Twitter c'era una polemica sul fatto che Grillo non si fosse espresso sul 25 aprile, ricordando invece i tempi della guerra, ha detto mio padre è andato in montagna, ha dovuto chiudere l'azienda, mentre Napolitano, il Presidente Napolitano era all'università. Poi ha parlato anche di Europa, ha detto andiamo là appunto e la rivoltiamo come un calzino. Vinciamo noi, questa è la frase che dite praticamente sempre. Allora, i sondaggi, voi ne avete alcuni, sono molto favorevoli, pare, ci può dire qualcosa di più? I sondaggi sono sempre più favorevoli nei numeri al Movimento 5 Stelle. Noi, questo è un dato oggettivo, non abbiamo mai lavorato e non abbiamo mai parlato con la gente in base ai sondaggi. Noi il nostro messaggio lo mandiamo a prescindere da quello che sono i sondaggi. Se, però i sondaggi ci danno ragione, non mi posso stupire perché i cittadini stanno percependo sempre di più che c'è una forza politica che nell'ultimo anno nelle istituzioni ha fatto quello che aveva detto che avrebbe fatto e quindi comincia a percepire una forza politica coerente che sta dicendo in maniera chiara che va in Europa a chiedere senza se e senza ma l'abolizione del fiscal compact, perché oggi in Italia non possiamo parlare né di lavoro né di sanità né di nessun altro investimento se prima non ci mettiamo d'accordo su quale deve essere il nostro rapporto con l'Europa, perché parliamo di qualsiasi somma, ma se ogni anno dobbiamo dare circa 50 miliardi di euro all'Europa per il fiscal compact è chiaro che non stiamo parlando di niente. Riguardo poi alla critica rispetto a Napolitano, eccetera, quello che noi constatiamo è che c'è una grave contraddizione in chi per anni ha sbandierato valori come democrazia, valori come il lavoro come principio e come simbolo di dignità e poi invece si ritrova sempre a parlare in TV, a parlare davanti ai microfoni e non accettare invece le proposte di un movimento che invece fa proposte concrete. Io dico solo una cosa, oggi deve chiudere però se ci fosse il brevemente. reddito di cittadinanza, oggi non staremmo a parlare di questa crisi, parleremmo forse di una crisi, ma parleremmo di un'altra crisi. Rispetto alla nostra proposta sul reddito di cittadinanza, le altre forze politiche sono completamente mute e C'è sorde. stato anche un piccolo episodio, una persona che
si è presentata qui con un cartello dicendo venite qui quando c'è già stato il funerale, è stata contestata. Ma noi avevamo già previsto questa data, questo lo potete vedere sul blog, andiamo ogni fine settimana a incontrare la gente senza scorte, senza bisogno di scorte, andasse Matteo Renzi ad incontrare i cittadini, direi che oggi noi cittadini non li temiamo, altri sì. Grazie, buona fede, a più tardi. A più tardi, grazie.